Buongiorno ragazze, come state? Inizio un nuovo vlog. Oggi è venerdì e sono già quasi mezzogiorno. Sì, sono le 11:24. Ho la faccia un po' sconvolta da casalinga esasperata perché oggi ho una lista di cose da fare che devo farla per forza. Ho messo l'olio sui capelli per fare un'idratazione, questo è olio di cocco, niente di che. E niente, sto un po' meglio perché 3 giorni fa sono caduta dalla bicicletta, mi sono fatta un male che voi non potete immaginare. Infatti il secondo giorno ero immobile completamente perché avevo la mano che non riuscivo a muovere e il braccio, perché ho preso tutta la botta sia sulla mano che su questa spalla qua, e ho il ginocchio tutto sbucciato. Ho il ginocchio tutto sbucciato, ma grazie a Dio non mi sono rotta niente e sto benissimo. Il ginocchio adesso vi faccio vedere. Ecco qua, questo qua, carne viva, non so come si dice. E adesso sta un po' guarendo, fa meno male. Fa male perché comunque a scendere la scala mi fa un pochino male, ma niente di che, non è che muoio per questo. Anzi, sto benissimo. E niente ragazzi, come prima cosa dalla lista voglio togliere quella pianta che ho lì. Voglio sistemare un attimo questa, non so neanche come chiamare questa cosa, perché è stata una cosa veramente che mi sono pentita di averla fatto fare, perché è una cosa che non è comoda per niente. I cassetti sono piccoli, non riesco a, cioè è una cosa molto scomoda ragazzi, quindi in un futuro un po' distante vogliamo togliere sia questa che quella dalla cameretta di là, che è uguale, perché vogliamo, anzi io, per Mirko va bene perché non è lui che usa. Io voglio togliere questa cosa perché non è molto, anzi non è utile per niente, assolutamente per niente ragazze. C'è solo da accumulare casini. Allora vado a cercare una scala, che adesso se la scala non è qua sono un po' fregata. Ho questo sacco qui che è tutta, sono le scarpe da portare giù, e questa roba qua devo sistemarla oggi e devo fare tutto il bagno, voglio fare una pulizia di fino. E poi ho da fare un sacco di cose da fare. Ho da sistemare la sala, devo portare via anche quest'altro sacco qua che sono vestitini di Veronica che non vanno più. Poi ho questo mobile da fare la polvere, devo spolverare, che è in lista perché ieri l'ho lasciato lì, ho fatto solo la parte di qua. Cos'altro ho da fare? Ho da lavare il pavimento, cioè devo lavare i pavimenti. Comunque questa è la mia lista di cose da fare, la to-do list, e niente, vediamo se riesco a portare, cioè a fare tutte le cose che dovrei fare. E nulla ragazzi, mia figlia ha lasciato qui l'aspirapolvere, questo è l'aspirapolvere più incredibile che abbia mai avuto, è il Dyson, vi consiglio a tutte di acquistarlo perché veramente è pazzesco, mi piace, è comodo, faccio tante pulizie con questo aspirapolvere. Adesso lo metto qua, ho questo posto qui ragazzi, hai la mia mano. Ho questa specie di lavanderia, diciamo così, che ho le macchine, ho la asciugatrice e lavatrice. Abbiamo trovato questi cestini da Ikea, molto comodi perché abbiamo poco spazio. Adesso vi faccio vedere. Allora, vedrete che qua abbiamo poco spazio dalla porta per chiudere. E meno male che abbiamo trovato questi cestini da Ikea che sono una bomba, la misura perfetta, quindi le porte si chiudono
perché prima avevo un cesto che la porta non si chiudeva e visto che questa porta qua, vedrete, questa porta qua si apre e va a filo con questa, che è una porta scurevole, ovviamente. E quindi con il cestino a volte non si riusciva a aprire questa porta e era un po' un casino. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. Adesso li lascio qua perché poi devo venire qui e sistemare tutto il casino. E mi è arrivato un pacco. So già di chi è. Grazie, Shanti. Che tesoro. Allora, lei mi aveva detto che mi mandava il suo CD. Eccolo qua. E dentro qui c'è il regalo. Vediamo cosa mi ha scritto. Amo, adesso mi commuovo. Sei speciale con affetto Chantal. Che meraviglia. Mi commuovo, ragazzi. Adesso non lo apro, lo aprirò dopo. Un elicottero. Adesso non lo apro perché voglio fare una stories e niente, sono veramente contenta. Dai ragazzi, devo fare le mie cose. Grazie, dopo qualche ore ho finito di lavare il bagno. La doccia splende, bellissima, molto pulita. Il bagno, più che altro il pavimento del bagno, io sento veramente pulito. Non è col pavimento che si appiccica ai piedi, io sono a piedi nudi. Vi faccio vedere. Sono a piedi nudi e il pavimento non si appiccica. Quindi vorrà dire che è pulito. Una chicca. Quando il pavimento è pulito, i piedi non si attaccano. Lo specchio bello, splendido. Qui devo passare, non ho passato niente. E nulla, adesso mi vado a bere un caffè freddo e poi ci aggiorniamo. Bella la mia doccia, pulitissima. Adoro. Allora, portare i vestiti giù, check. Lavare il bagno e doccia, ok. Bere acqua, questo l'ho bevuto, voi non avete visto, ma l'ho bevuto. Lavare il pavimento, check. Fare la polvere del mobile, check. Andare giù in piscina, questo con Veronica dopo.
dopo per le 5, ancora presto. Togliere la pianta non l'ho fatto, quindi. E vabbè ragazzi, niente, questo è stato il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento. Non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Un bacione grande, vi amo tantissimo e al prossimo video. Ciao! Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath, rays of gold, your body, you're so close. No, I.